Ben ritrovati negli studi di La C, dunque riprendiamo il TG Mattina, ricominciamo dalle cronache interne dei quotidiani nazionali con il Fatto Quotidiano che sofferma la propria attenzione sulla nomina della CDA Rai Arachiri di Renzi. C'è la segretaria di Orfini ma viene bocciato De Bortoli, festa dei giovani turchi, preferita Laborioni, ex assistente del presidente Dem, al noto giornalista. Per la presidenza rimane in corsa Barbara Palombelli, ma ci sono anche Sorgi e Calabresi. Poi ancora su questa vicenda, di tutto e di più, scrive ironicamente il garantista. Vedete, in questo CDA ci sono Franco Siddi, il giornalista che ha ucciso una generazione, sardo e cattolico, poi Guelfo Guelfi, creativo lotta continua, poi ancora Paolo Messe, il portavoce di Follini, finito al ministero con Clini, Giancarlo Mazzuca è la porta girevole, politica, giornalismo, insomma tanti volti, diverse esperienze verranno messe in campo. Carlo Freccero, il foglio dei nomi, l'ha mandato Renzi dal Giappone, Curzio Maltese, così Renzi distrugge la Rai e il Paese, e peggio di Berlusconi, amara constatazione di Curzio Maltese, europarlamentare eletto nella lista Tsipras. No, non ci posso credere, ma sono davvero questi i nomi? Stai scherzando? Curzio Maltese, giornalista esperto di televisione, europarlamentare della sinistra in vacanza negli Stati Uniti, è incredula la notizia dei nominati nel CDA Rai da Renzi. La televisione di Stato è il vero specchio del costume politico italiano da sempre. Non abbiamo mai toccato il fondo così. E poi ancora, l'unica cosa positiva è che se il Movimento 5 Stelle abbiano votato il nome di un grande professionista. Certo, mi chiedo di cosa potrò discutere al tavolo con questi altri. Credo che si dimetterà molto presto, anche se lui magari adesso dirà il contrario. Come vedete, malumori dentro e fuori il Partito Democratico dopo le nomine di Renzi nel Consiglio di Amministrazione della RAI. Questi erano i fatti nazionali e adesso andiamo a vedere in breve la rubrica degli appuntamenti estivi previsti per questa giornata. Atropea, una serata speciale live jazz in compagnia di un esperto e famoso jazzista padovano, Marco Strano, e Carmelo Garreffa al piano. L'evento si terrà alle 21.30 al Santiago Wine Lounge Bar. Al via a Rossano la quinta edizione della prestigiosa rassegna musicale Le Colline del Jazz. Ricco il cartellone, unica e inimitabile la location della Masseria Mazzei. Un appuntamento che è un must dell'estate. Protagonista della serata Elisa Brown, voce col suo quartetto jazz. Nell'ambito del Zika Yanka Fest 2015, ad Arena i 99 posse in concerto. Lo spettacolo in Piazza Generale Pagano alle 22. Nell'ambito del Peperoncino Jazz Festival 2015, il concerto di Eric Marienthal Quartet nel centro storico di Monte Giordano a partire dalle 22.30. A Crotone gli Swamp Dirty Water in concerto sul Delta del Neto. La rassegna folk blues si terrà a partire dalle 22 nel centro di Crotone. Sul litorale di Reggio Calabria la terza edizione del concorso Sculture di Sabbia Cartoons in Spiaggia. La manifestazione avrà inizio dalle ore 8. Assoverato i Ghe Pachino in concerto. Lo spettacolo si svolgerà al Baia Beach Club di Soverato a partire dalle 22.30. E
Noi ripartiamo dalle cronache calabresi, ricominciamo dal quotidiano del Sud con gli incidenti che si sono verificati ieri sulla strada statale Ionica 106 nel tratto Cosentino. Due gravi sinistri nella Sibaritide a Villapiana, scontro tra tir ed ambulanza. Sulla 535 impatto tra un caravan ed un utilitario, il bilancio di due feriti in prognosi riservata e di altri tre in gravi condizioni. È stato insomma un martedì nero sulle strade dell'Alto Ionio Calabrese. Proviamo a capirne di più riepilogando la situazione in questo servizio realizzato per noi da Elvira Madrigrano. Mattinata di sangue sulle strade calabresi, uno scontro frontale sulla statale 106 nel comune di Villapiana, in provincia di Cosenza, tra un'ambulanza in codice rosso e un tir. L'impatto è avvenuto tra la stazione di Villapiana e Villapiana Lido. In un primo momento si era diffusa la notizia di due morti, notizia però fortunatamente smentita poco dopo. Tre invece i feriti accertati, di cui uno è in condizioni molto gravi. L'ambulanza si è scontrata con il mezzo pesante mentre stava effettuando un sorpasso. Attualmente il tratto stradale in cui si è verificato l'incidente è chiuso al traffico e la circolazione viene deviata sulla viabilità secondaria. Sul posto è intervenuto il personale dell'ANAS per la gestione del traffico e la pulizia del piano viabile, il 118, che ha rilevato anche con l'elisoccorso i feriti e le forze dell'ordine che stanno eseguendo i rilievi per accertare la dinamica esatta dello scontro. Un altro incidente poi è avvenuto sull'autostrada tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano in direzione sud. Lungo il tratto si registrano oltre 5 km di coda. L'incidente ha riguardato un mezzo pesante che si è ribaltato in galleria. Gli uomini della Polizia Stradale e dell'ANAS sono intervenuti immediatamente ed hanno provveduto a liberare una corsia per consentire il lento deflusso dei veicoli. Ed ora scopriamo insieme qual è il santo di questa giornata. Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, innalzata a Roma sul Colle Esquilino, che il Papa Sisto III offrì al popolo di Dio in memoria del Concilio di Efeso, in cui Maria Vergine fu proclamata Madre di Dio. Ripartiamo dalle cronache provinciali dei quotidiani calabresi. Vibo Valentia, pagina del quotidiano del Sud, la carenza idrica sotto la lente di ingrandimento. Il Partito Democratico dice basta, Russo a valanga sulla maggioranza. Forza Italia smentisce la giunta e non è la prima volta che accade. Il consigliere del PD, il comune non sa quant'acqua viene immessa in rete. Totale confusione, dunque situazione nella quale, dice Russo, la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Sempre dal quotidiano del Sud, il comune di Vibo deve alla Sorical oltre 6 milioni di euro, cifra emersa nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Report Svimez ed Istat, parla il segretario della CISL Cavallaro, a Vibo la crisi è devastante, Oliverio è rimasto indifferente a quei numeri. E sul vibonese in ginocchio soffermano la propria attenzione altri sindacati, ha auspicato un impegno in prospettiva, un autentico fiume di commenti dinanzi alla povertà dilagante. Sempre da questo territorio, emergenza profughi, giunti al porto ieri oltre 400 migranti, a portarli in salvo questa volta un pattugliatore svedese, ennesimo sbarco ieri mattina allo scalo portuale di Vibo Marina. C'erano 427 persone, diverse donne, sulla nave giunta appunto nello scalo vibonese. Siamo a Dinami, beccati a irrigare piante di cannabis. Il giudice per le indagini preliminari ha concesso i domiciliari dopo che i carabinieri hanno tratto in arresto tre pregiudicati di Laureana di Borrello. E poi dalla vibonese ci spostiamo nel catanzarese per occuparci dell'inchiesta Dirty Soccer. Nelle missive si segnalano due gare di calcio sospette, le lettere anonime dunque all'interno di un dossier, la mossa delle gare del presidente Cosentino davanti alla procura federale. Da Catanzaro a Soverato, San Sostene per la precisione, al comune non c'è mafia, il virgolettato d'apertura riporta le parole e le decisioni del ministero degli interni che delibera e assolve l'amministrazione Cecaro. Lamezia Terme, tributi,
militari, uffici carenti e risposte peggio. Non si riesce a parlare con i responsabili del servizio e nemmeno a prenotarsi. Francesco Ruberto tuona, dalla multiservizi non è arrivato alcun chiarimento. Queste le cronache catanzaresi, spostiamoci ora nel Cosentino. Partiamo dal centro storico del capoluogo Abruzzo, Piazza Bilotti, per i PM tutto regolare, diversi reati contestati dall'abuso d'ufficio. La turbativa d'asta, la procura ha avanzato la richiesta di archiviazione per tutti e 10 gli indagati della vicenda. L'affare Amaco, l'azienda è sana, ecco le prove, Capalbo e Marcelli difendono il loro operato, archiviata anche in questo caso l'indagine della procura. Il Tirreno Cosentino, siamo a Paola, prende piede l'idea del baratto, l'opposizione prepara una mozione su proposta del meetup del Movimento 5 Stelle, lavoro per la collettività in cambio di uno sconto sui tributi da pagare, questa la proposta. E poi vedete a Villa Piana ancora sangue sulle strade, Daniele Menillo, 27 anni, è stato trasferito a Cosenza in gravi condizioni dopo lo scontro tra un tir ed un'ambulanza sulla E90 nella giornata di ieri, scontro del quale vi abbiamo appena dato conto nel servizio realizzato proprio dalla nostra sede di Cosenza. Siamo a Reggio Calabria. Telenovela Miramare, nessuno stop dalle sovrintendenze, presto una conferenza stampa di Palazzo San Giorgio, consiglieri del centrodestra ieri in blitz dalla dirigente alle attività produttive. Da Reggio sull'area tirrenica della provincia Regina si parla di infrastrutture, dai sindacati il richiamo all'ANAS, ci indigna che si proceda unilateralmente senza ascoltare il territorio. L'area grecanica della provincia di Reggio, politica, Irto convince 3 sindaci, Laganama, Frice e Monorchio soddisfatti per la nomina. L'appello, pratiche logiche di discontinuità con il passato. La Locride, con ovviamente la città più rappresentativa, quella di Locri, Giovanni Calabrese in campo contro l'associazione dei sindaci. Poi ci spostiamo sulla piana di Gioia Tauro perché l'autorità portuale ci riprova, il nuovo terminal intermodale del porto, un'opera strategica per lo sviluppo, ripubblicato il bando per la realizzazione del gateway ferroviario. Ancora dalle cronache del Quotidiano del Sud, siamo adesso alle notizie sportive, iniziamo dal calciomercato perché insomma la Roma ha ormai portato in cassaforte il talento Zeko, manca davvero poco per la firma, i giallorossi ed il Manchester hanno raggiunto l'accordo sulla base di 20 milioni di euro. Poi i fatti che riguardano le squadre calabresi, Crotone, da oggi c'è Barberis, 7 gol nel test contro lo Scalea, il 7 agosto la presentazione ufficiale, l'ex Varese chiarisce, è la scelta giusta per me, non vedo l'ora di iniziare l'avventura. Da Crotone alla Regina, manca solo il sigillo, chiarisce il presidente Praticò, il nostro non sarà un progetto sociale, legale e trasparente. Si riparte dalla D, ma non è ancora stata esaminata tutta la documentazione. Lega Pro, il Catanzaro adesso punta tutto su Mancino, Donnarumma aspetta invece il momento giusto. Queste le cronache sportive dei quotidiani calabresi che chiudiamo con la Serie D, con la Palmese che ingaggia Sor Giovanni. Il difensore è il primo acquisto del club neroverde che adesso punta Taverniti. Poi l'amichevole tra la Vibonese ed il Crotone, a Moccone riflettori puntati su Saraniti. Questi erano gli approfondimenti dalle pagine regionali del Quotidiano del Sud che chiudono questa edizione mattutina del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Prima della sigla, come sempre, il meteo. Noi ci rivediamo domani alle 7. Buona giornata. Amici della C, una giornata di mercoledì dal sapore ampiamente estivo, con una condizione di stampo anticiclonico diffusa su tutta, diciamo, il settore dell'Europa meridionale, con il Mediterraneo colorato ampiamente di rosso a seguito della fusione dell'anticiclone delle Azzorre con quello subtropicale, e questa configurazione si estende dallo stretto di Gibilterra, anzi dalla costa atlantica, fino al mare Egeo, fino all'Egitto quasi. L'analisi a 1500 metri di altezza mostra la componente subtropicale che ancora fa sentire in maniera abbastanza convinta i suoi effetti, in particolare sul meridione d'Italia, dove la cupola anticiclone di matrice africana lambisce appunto il meridione d'Italia, lo vediamo bene dalla grafica,
arrivando a toccare quasi il centro d'Italia. Tutto ciò significherà valori termici oltre i 30 gradi con punte di 35-36 gradi e valori di umidità relativa assai elevata, quindi sensazione di afa. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, vediamo assenza di fenomeni con tanto sole sull'intero territorio del settore tirrenico, dal Mar Ligure fino al Basso Tirreno, tanto sole anche sul settore adriatico e sui mari sulle regioni che toccano toccate dal Mar Ionio. Dicevo, annuvolamenti a ridosso dell'arco alpino nel corso della giornata, temperature in risalita con massime prossime sul nord d'Italia ai 32-33 gradi. Centro d'Italia con tanto sole sulla fascia tirrenica e sul settore adriatico in mattinata, annuvolamenti a ridosso dei rilievi dell'entroterra nel corso delle ore pomeridiane, temperature prossime ai 35 gradi, farà caldo, si sentirà l'umidità relativa, l'afa, anche sul centro d'Italia. Passando al meridione d'Italia, condizioni assolutamente estive con tanto sole e scarsa ventilazione su tutto il basso Tirreno, dalla Calabria fino alla Sicilia, in una situazione di stampo estivo da godere. E io suggerisco magari in riva al mare, vista il periodo e vista il dominio appunto della cupola anticiclonica che garantisce condizioni ottime per la balneazione o per la navigazione da diporto. Tanto sole sull'intero territorio del settore tirrenico, dal Cosentino fino al Vibonese, l'intera Costa degli Dei vedrà una bellissima giornata di mercoledì con temperature elevate e valori termici di 33-34 gradi, valori di umidità relativa elevate, quindi sensazione di afa. Tanto sole anche sulla fascia tirrenica, dal settore ionico cosentino fino a tutta la provincia crotonese, Golfo di Squillace, Soveratese, l'intero territorio della provincia di Reggio Calabria vedranno ampie fasi soleggiate, una situazione ottima da godere in riva al mare in un contesto di stampo assolutamente estivo che non varia sul breve termine. Io penso che questa condizione di natura anticiclonica e assenza di fenomeni al meridione perdurerà almeno fino al periodo di Ferragosto. Vedremo se da lì in poi ci sarà quella rottura che peraltro è avvenuta nel corso delle estati trascorse degli anni passati. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di LACI. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 27 aprile, l'edizione giorno della CNews 24 va in onda alle 13:45. I calabresi sono informati.